Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel canale. Tempo fa qualcuno mi ha chiesto: Diego, ma io non ho la piala a filo spessore, come posso fare a piallare un listello, per esempio, a 4x4, addrizzarlo e piallarlo senza una piala a filo spessore? Oggi ragazzi vi presenterò una dima per fare tutta questa lavorazione con una semplice fresatrice verticale. Ero nel furgone, stamattina mi è venuto sto flash. Ho detto proviamo e secondo me si può fare. Quindi ora andremo a vedere come realizzare questa dima. Ma prima di fare questo ringrazio tutti, dico tutti, abbonati e non, che hanno risposto al segnale che ho mandato nel video precedente. Vi ringrazio. Quindi la scuola parte e da stasera sono attivi gli abbonamenti per il secondo anno. Detto questo, io direi di non perdere altro tempo. E andiamo a vedere il video di oggi. Il video di oggi l'ho realizzato con degli scarti, ragazzi. Ho preso un pezzo di multistrato marino da 20 che avevo lì, che era ancora nell'appartamento. Poi ho preso due o tre pezzi da 1 cm di multistrato, che era il multistrato che mi è arrivato come imballaggio delle macchine che ho acquistato dalla D'Amato Macchine. Quindi tutti pezzi di recupero. Ma io direi di non perdere altro tempo e andiamo a vedere il video di oggi. Allora, una dima estremamente, ma estremamente, dico, semplice. Cosa abbiamo bisogno, ragazzi? Multistrato da 2 centimetri. Abbiamo fatto un pezzo da 75 per 25. Marcatevi le misure e una volta che avete tutti i pezzi siete pronti per la partenza. Quindi un pezzo da 2 centimetri di spessore, 75 per 25. Un pezzo sempre da 2 centimetri di spessore, sempre da 75 per 8 centimetri. Poi abbiamo bisogno di due tacchetti, io l'ho fatti da 2,5 di spessore, possiamo farne anche da 20, non importa niente, non ne avevo più, ho trovato due tacchettini da 2,5 di spessore, quindi è uguale. Sempre da 8 cm, esattamente larghi come la striscia da 20, la alti 5 cm. Dopodiché ci servono questi pezzi qua, che è compensato neanche da 1 cm, da 8 mm, ragazzi, è l'imballaggio delle scatole che mi sono arrivate alle macchine, quindi proprio roba di scarto. Abbiamo fatto due pezzi da 8 cm per 25, due pezzi uguali, li abbiamo carteggiati e spigolati bene, abbiamo smussato bene gli angolini, e quattro pezzettini esattamente da 13 cm per 2 cm di larghezza, sempre per 8 mm di spessore. E poi abbiamo bisogno di questi due pezzettini qua, che ora vi faccio vedere nel dettaglio. Un pezzo di barra filettata da 8 con un dado e una rondellina. Dall'altra parte una rondella e un altro dado. Questo pezzo di barra filettata abbiamo leggermente inclinato un lato, non abbiamo fatto la punta proprio a punta, abbiamo lasciato circa 3-4 mm di superficie piana sopra. Ok? Quindi un pezzettino di barra filettata è lunga 5 cm con doppia rondella, una che andrà da una parte e una che andrà dall'altra. Se abbiamo due dadi autobloccanti è meglio, se no io ho usato dei comuni dadi da 8. Poi ho trovato, per farvi capire, una maniglia vecchia, ok? Con una barra filettata da 8 centimetri e ho messo due dadi, non sono autobloccanti, quindi uno blocca l'altro in modo maniera che essi rimangano fermi. E l'ho messo leggermente, ho messo la barra filettata leggermente sottomessa in modo che posi sul mio dado, ok? Quindi una maniglietta con un pezzo di barra filettata. La barra filettata in questione è 8 centimetri, possiamo farla anche un po' più lunga, ma poi andremo a capire bene nel dettaglio a cosa serve e perché ho messo i due dadi in
in questa posizione. Quindi io direi di non perdere altro tempo e iniziamo la costruzione della nostra dima. Mi stavo già dimenticando delle quattro boccole filettate della misura per la barra filettata da 8. Quindi partiamo dai due tacchettini da 8 cm per 5, ragazzi, quelli spessi 3 cm. Facciamo un foro che sia per la lunghezza distante 2,5 cm e per l'altezza 1,5 cm. E al centro, in tutte e due, andiamo ad avvitare due boccole. Dopodiché cosa faremo? Prenderemo questi due tacchetti con le due boccole, col foro rivolto verso il basso, faremo nella fascia da 8 cm due fori, stando attenti a non andare a prendere ovviamente la boccola, e avviteremo sia da un lato che dall'altro questi due tacchetti alla striscia da 8 cm. Procediamo. Ecco il nostro pezzo, il primo pezzo della nostra dima completato. Ovviamente io ho dato delle viti da 4 cm, 2 cm e non mi va a prendere sulla boccola, ok? Quindi arrivando più o meno qua non tocca la boccola. Abbiamo completato il primo pezzo della nostra dima. Sul tacchetto di destra, sulla boccola che abbiamo appena fissato, andiamo a avvitare il pezzo di barra filettata da 5 cm con dadi da un lato e dall'altro e andiamo a bloccarla in modo che rimanga bella stabile. Dal lato sinistro avvitiamo invece la manopola, andiamo a mettere dado e contro dado. E li stringiamo insieme in modo che essi rimangano fermi. Siamo già a buon punto, ragazzi. Ora prendiamo i due tacchetti da 8x25, mi sembra, se non mi ricordo male. Sì, per un centimetro e da 5 cm da un lato a 13 facciamo una fresata più o meno al centro, con una punta da 1-12 mm, non importa, passante. Io lo andrò a fare direttamente con la fresatrice verticale, quindi andiamo a fare queste due fresatine qua. Eccoci qua, ragazzi. Allora, dopo aver fatto le due asole,
che tra poco monteremo. Prima di fare questa lavorazione vi faccio vedere una cosa. Allora, il pezzo di sopra, quello con la maniglia e la bara filettata con la punta, vedete? Lo andremo a fissare a 3 centimetri dal davanti sul pezzo da 25 da 2 centimetri, ok? Quindi qua non avevo problema per fissare le viti perché ho messo le viti da 40 e la bara filettata non andavo a toccare. Adesso devo andare a vitare il pezzo da 25 dal di sotto su questo pezzo qua. Quindi ho marcato 3 centimetri sul davanti, deve rimanere esattamente 3 centimetri. Poi ho marcato i fuori esattamente in modo e maniera da non andare a prendere la bara filettata da una parte e dall'altra. Poi lo andremo ad avvitare. Ora, prima di fare questa lavorazione, andiamo avanti con un'altra procedura. 4 listelli da 13x2, abbiamo fatto dei fori di fissaggio. Ora andiamo a vedere come fissarli. Al davanti è sempre questo, ragazzi. A 10 centimetri dallo spigolo esterno mettiamo un listello con i fori fatti, lo mettiamo in squadra sul segno, ci teniamo precisi a filo di dietro e lo andiamo ad avvitare con due viti da 3,5x25. Controlliamo sempre che sia perfettamente in squadra e andiamo a bloccarlo. La stessa lavorazione che abbiamo fatto di qua, ovviamente la facciamo anche dall'altra parte. Importante ragazzi che questi due listelli risultino perfettamente in squadra. Fatto questo, cosa facciamo? Posiamo il pezzo con la nostra fresata in battuta e andiamo ad avvitare l'altro listello a scontro in modo che questo possa scorrere comodamente all'interno. Poi ovviamente ci daremo un po' di grasso, un po' di olio per farlo scorrere bene. Dobbiamo darci appena appena una carteggiata, farlo scorrere bene, ma direi che ci siamo. Ripetiamo l'operazione e facciamo lo stesso lavoro anche dall'altra parte. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati quasi in fondo. Ora, prima di andare avanti, questa è la visione senza e questa sarà la visione poi quando la fisseremo. Ok? Quindi qua rimane 3 centimetri, anche dall'altro lato 3 centimetri. Prima di fissare questo, cosa facciamo? Teniamo il pezzo che va a scorrere a filo dei nostri listelli. Qui nell'angolo, verso il davanti, nell'angolo qua faremo un foro con una punta da 1 cm dove andremo a innestare un'altra boccola. Stesso lavoro, ci terremo a filo anche da questo lato e sempre sul davanti faremo un altro foro con una punta da 1 cm per innestare un'altra boccola. Procediamo.
Fatta questa lavorazione, possiamo fissare l'altro pezzo della nostra dima. Arrivati a questo punto, ragazzi, sulla nostra fresatrice verticale montiamo una fresa dritta con cuscinetto superiore. Cosa vuol dire? Il cuscinetto, invece di essere in fondo, è attaccato al gambo, ok? E ha una lama lunga 5 cm, quindi riesce a coprirci l'intera altezza del nostro taglio. Quindi monteremo la fresa nella nostra fresatrice verticale e andremo a regolarla in modo e maniera che essa faccia qua sotto un dente da 1-2 mm. Vedete come lavora? Lavora che il cuscinetto, ruotando sull'asse superiore, tiene la misura e fa la fresata parallela. Ora noi dobbiamo andare a fare qua un leggero scasso da 2 mm per avere poi la misura precisa di riferimento del nostro taglio. Ragazzi, c'ho la fresatrice verticale che mi sta lasciando. Comunque siamo riusciti a fare la fresata di cima a fondo, profonda, 2 mm. Abbiamo dato due passate e siamo riusciti a farla. Abbiamo montato, che all'inizio del video mi sono dimenticato di dirvelo, servono anche altre due manopole. Abbiamo montato le due manopole. Ora andiamo a vedere effettivamente come lavora questa dima. Allora ragazzi, qua abbiamo un pezzo grezzo di abete che è 57, è grezzo da entrambi i lati, vedete? Quindi cosa vogliamo fare noi? Vogliamo passarlo magari a 53, 52. Ora abbiamo messo, vi faccio vedere, abbiamo questo che scorrendo avanti e indietro ci regola la profondità. Perché? Questo qua sarà il filo del nostro taglio, quindi basta che noi mettiamo la misura interna della misura che vogliamo e andiamo a stringere la manopola. Esempio, vogliamo farlo 50, andiamo a scontro sotto, marchiamo, mettiamo col metro 5 preciso e stringiamo la manopola. A questo punto questo lato è in misura, il mio pezzo andrà a battere sulla mia dima. Ora stesso lavoro lo facciamo ovviamente nell'altro registro. Anche qua ora abbiamo, vedete, arriva fino a 9. Andiamo a 50 precisi, sappiamo che il nostro filo di taglio è questo, quindi noi marchiamo 50, stringiamo e abbiamo la misura precisa del primo taglio. Allora, innanzitutto l'ho spostato a 53 mm, ragazzi, perché sennò mi mangiava troppo. Infilo il mio pezzo dentro, ok? Quindi lui non si muove. Di qua vado a scontro, dall'altro lato ho la mia manovella, stringo energicamente e il mio pezzo è saldamente fissato. Esso non si muove più. A questo punto siamo pronti per andare a fare la fresatura con la nostra fresatrice. A questo punto mollo tutto
Mi sposto il mio registro, esempio, a facciamo 50. Dicevo, e con questo sistema, ragazzi, possiamo fare tutte e quattro i lati, perché io faccio il primo lato, poi poso il mio lato a battere dentro, ovviamente deve avere le dimensioni massime che entri dentro la mia dima, faccio il secondo lato, poi giro, faccio il terzo, giro, faccio il quarto e via dicendo, ok? Quindi ora io giro la mia dima, il mio pezzo lo tengo spinto, vado a bloccare energicamente il mio pezzo e a questo punto sono pronto a dare l'altra passata dall'altro lato. Essendo che qua mi mangia leggermente di più, magari do due passate. Allora, pezzo pronto, se andiamo a misurare siamo esattamente a 50 abbondanti, 50 abbondanti. Se lo posiamo sulla piana a filo, che diciamo che è il piano più dritto che possiamo avere, il pezzo risulta dritto sia da un lato che dall'altro, e come segni di pianatura, di fresate, diciamo che non siamo perfetti al millesimo, ma diciamo che è molto 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 buono, quindi direi che il risultato può essere più che soddisfacente. Vedete? Era un po' che non facevamo una dima, sentivo la nostalgia. Quindi per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Vi ricordo che a quest'ora saranno già aperti gli abbonamenti per il nuovo anno di scuola di falegnameria. Vi aspetto tutti numerosi. Non ho altro da aggiungere, ci vediamo alla prossima. Un buon fine settimana a tutti. Un saluto da Diego. Ciao!